Io, il proponente di questa legge, credo di poter dare l'interpretazione autentica, perlomeno quella mia che l'ho scritta e sulla quale abbiamo lavorato nelle scorse legislature. La disputa ideologica tra pubblico e privato non ha senso, non ha ragione di esistere nella fattispecie, perché qui la commistione pubblico-privato è ad adiuvandum del soggetto debole. E il privato non esclude il pubblico, ma si somma o si aggiunge. Per cui il riferimento al privato è per incanalare maggiori risorse nell'argomento in discussione. Grazie. Grazie a lei. A titolo personale, onorevole Dieni. Grazie Presidente. In quest'Aula si è sentito ormai di tutto, un paradosso. Sia il pubblico non funziona, detto da alcuni esponenti di questa maggioranza. Allora che facciamo? Ricorriamo al privato. Benissimo, questo noi non lo accettiamo e non lo accetteremo. I deputati, i ministri, che sanno benissimo che il pubblico non funziona, devono mettere nelle condizioni il pubblico di poter funzionare bene. Questo finora appunto non avviene. Sempre con la scusa che il pubblico funziona male, vengono sempre elargiti fondi in generale, risorse al privato. Quindi questa è una scusa che non ci piace, è una scusa che non si può utilizzare in quest'Aula. Grazie. Onorevole, a titolo personale, onorevole Silvia Giordano. Rinunci. Onorevole Marazziti. Grazie Presidente. In questo comma 3 dell'articolo 1 effettivamente si parla del trust, si parla della possibilità di creare quindi un istituto che abbia una finalità molto precisa, che possa avere delle risorse affidate da privati, quindi liberamente dei privati scelgono di privarsi di risorse che non potranno più usare, blindate per una finalità molto positiva, che è quella a favore dei disabili gravi, e questo crea grande scandalo. In realtà stiamo toccando un punto molto importante. È la prima volta che in Italia si crea una possibilità agevolata, come deve essere, dallo Stato, perché dei privati liberamente, invece di usare i propri soldi solo per fare più soldi, solo per giocarli all'otto, solo per